Buongiorno, oggi ho pensato di registrare il video haul per quanto riguarda gli acquisti che ho fatto sul sito di Sephora France con il codice sconto della serata Sephora Gold. Appunto, la serata è stata annullata ovviamente, ma hanno voluto dare un codice sconto a tutte le persone che hanno appunto una carta Gold per effettuare gli acquisti in linea. Qua si dice en ligne, dunque online. E quindi sono contenta, ho comunque fatto il mio ordine abbastanza consistente perché ormai io cerco di acquistare solo ed esclusivamente durante le serate Gold, perché hai il 25% di sconto su tutti quanti i marchi, hai i punti doppi, quindi se uno è un pochino furbo riesce comunque ad arrivare a quel tot punti che serve per continuare a restare gold spendendo la metà di quel che uno in teoria dovrebbe spendere. Oggi mi sopporterete con questi capelli e questa acconciatura un pochino più particolare del solito, ma ormai con Rossella non ci si sorprende più di nulla, tra l'altro magari se mi metto meglio pure, ecco. Sono molto in tenuta estiva, come si può notare, capelli compresi. Tra l'altro non sono neanche riuscita a vedere il colore dopo il primo lavaggio come è venuto fuori, perché avendoli direttamente legati in elastici vari, ecco, non ho potuto assaporare il mio arancio slavato. Volevo fare anche una precisione riguardante alla serata Gold. Questa in particolare, molte ragazze si sono lamentate del fatto della spedizione che è stata molto molto lunga rispetto al solito. Io penso di aver ricevuto il mio ordine, tra le 3 e 4 settimane, ecco, dopo aver, comandato sul sito. Io mi dico, date le circostanze attuali, onestamente me frega niente, anche se mi arriva dopo. Non vedo quale sia il problema, no, invece ragazze francesi che proprio si arrabbiavano perché ci ho messo così tanto tempo. E cara, la situazione è quella che è, quindi basta. Penso che sarà la mia unica frase riguardante la situazione attuale perché non voglio parlarne onestamente. Questa volta ho preso molti prodotti skincare. E giusto due o tre cosine di make-up per farmi togliere quegli sfizi che comunque tutti quanti abbiamo. Quindi sono contenta, sono comunque rimasta abbastanza ragionevole. Mi sono comunque fatta passare i miei due sfizi di make-up e per quanto riguarda la skincare anche ho preso dei prodotti mirati per lo stato attuale della mia pelle, che spero non si noti particolarmente, ma da quando è iniziata questa situazione di... Non mi piace dire quarantena, anche perché non diciamo quarantena in Francia, diciamo una cosa tipo come isolamento. Ecco, quindi da quando è iniziata tutta questa situazione, stress a palla, immaginate, e la mia pelle pure. Inizio prima con l'unico prodotto per i capelli che ho preso, che è questo splendido prodotto. Una tinta colorata di Bleach London. Mi incuriosiva, dato che mi sono fatta appunto arancione, da come si può capire, volevo appunto prendere un semipermanente arancio. Un prodotto che non è sfizio, ma semplicemente è un mascara per le sopracciglia di Anastasia. Io avevo già la colorazione, mi pare, deep brown o soft brown o medium brown. Una delle tre. È un prodotto con cui mi trovo abbastanza bene e volevo semplicemente prendere anche una colorazione chiara, così almeno sono tranquilla ed ho preso il taupe, anche perché taupe è l'unica colorazione chiara che hanno. Avessi voluto prendere la versione blonde, c'era solo in full size. Quindi onestamente mi va più che bene, è un prodotto che conosco già. Mi piace la formulazione, volevo semplicemente un colore che fosse un po' più adatto a fare la parte iniziale delle sopracciglia. Un prodotto che davvero era, penso, minimo un anno e mezzo, due, che puntavo, ma non compravo mai perché mi dicevo è troppo caro, per dei glitter è troppo caro, ma sto giro niente, non ce l'ho fatta, l'ho preso anche perché in questi anni non lo mettevano mai in sconto da nessuna parte, quindi mi sono detta lo piglio, tanto prima o poi voglio comunque prendermelo, me lo prendo adesso. Ed è appunto un Eevee Metal di Urban Decay e sono questi glitter fantastici. La colorazione che più di tutte mi ispirava e mi piaceva, cioè quella che mi ha fatto innamorare, è la Saturday Stardust, perché appunto ha un mix di glitter più o meno grandi
Ha una base rosata, ma comunque vari riflessi e secondo me è super super sfruttabile. Altro sfizio che volevo farmi assolutamente passare era questo kit di Fenty con il Gloss Bomb e il Diamond Bomb, sì. La mini taglia appunto del gloss nella colorazione Fussy e l'illuminante che è il How Many Carats. Quindi abbiamo il mini gloss color rosa che è troppo 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 carino. E l'illuminante che è una cosa, a parte che il pack, nonostante sia una mini taglia, è qualcosa di strafico. E poi l'illuminante in sé è un tripudio di glitter, cioè questo qua è praticamente glitter e per un amante dei glitter come me, cioè, puoi lasciarlo là? No. Ero alla ricerca di uno spray fissante per il make-up che potesse, non dico sostituire il mio Fix Plus di MAC, ma semplicemente che avesse una funzione più opacizzante. Io mi trovo benissimo con il Fix Plus, ma cercavo comunque qualcosa per quest'estate, perché lavorando ancora per adesso in un ambiente in cui fa parecchio caldo, soprattutto in estate, mi sembrava un attimino più coerente con la situazione prendere uno spray opacizzante, perché davvero l'anno scorso, mi ricordo, c'era una volta in cui il mio viso sembrava un panetto di burro. Quindi ciò che ho fatto è stato prendere lo spray di Urban Decay l'All-Nighter nella versione ultra matte. L'ho preso perché l'ha consigliato tantissimo una ragazza francese che seguo che si chiama Salomé. Se seguite per caso persone francesi o vi interessa iniziare a farlo, Le Monde Salomé è una ragazza che io trovo davvero bravissima, nel senso fa trucchi belli carichi, ma di quel carico che io potrei tranquillamente fare, quindi niente di troppo editorial. E soprattutto fa spesso dei crash test sui prodotti che le vengono inviati, ma è qualcuno che acquista anche tantissimo lei. Quindi onestamente è qualcosa di cui mi fido molto di più, ecco. Lei, avendo la pelle mista, tendenza grassa, aveva già provato l'All-Nighter classico ed era il suo preferito, cioè è stato il suo preferito per davvero un sacco di tempo. Appena uscita la nuova gamma di Urban Decay con la base opacizzante e questo spray, li ha presi, li ha testati, si è trovata benissimo. Io onestamente mi fido un sacco del suo parere. Adesso passiamo alla skincare. Ho preso, come dicevo prima, parecchi prodotti perché volevo fare qualcosa per la mia pelle e testare qualcosa di nuovo. Un prodotto che ho preso grazie alle raccomandazioni di Giulia Cova è questa crema idratante qua di Sephora. Come c'è scritto sulla confezione, questa crema è una crema idratante illuminante, quindi da usare come primer, sì, ma mettere sotto comunque una crema giorno, cioè è tutta rosa perla, io amo. Giulia ne ha parlato molto bene, io stra incuriosita l'ho presa, avendo provato un campioncino tempo fa, non è male, se uno però mette un fondotinta molto coprente la cosa penso non faccia assolutamente effetto. Ah, spray che ho preso perché tutti quanti hanno ricevuto 30.000 PR pack dalla parte di Pixi. Io, tipo, la che mi mordevo le dita e volevo tutto, ho voluto prendere appunto il loro face mist della linea al latte. Perché ho finito quello di Mario Badescu. Mi serviva appunto un tonico idratante, ma idratante davvero, perché ho usato un tonico nel mentre che lasciamo perdere. E sono contentissima di averlo preso, di averlo ricevuto giusto in tempo e poterlo iniziare ad usare. Poi ho puntato su Mario Badescu per alcuni prodotti, appunto pensati apposta per l'acne e le imperfezioni. Ho voluto prendere il Buffering Lotion, una lozione che va applicata nei punti del viso in cui abbiamo delle imperfezioni. E ho preso anche la Drying Cream che Clio consigliò anni e anni anni fa davvero, e nel mentre l'ho vista consigliata da diverse persone. L'unica cosa che mi spiazza della mia è che mi è arrivata, l'ho aperta io perché ho voluto provare ad utilizzarla, però il prodotto è già separato, cioè devo mischiarlo prima di utilizzarlo ogni volta e c'è tipo dell'oliettino che viene su. Speriamo non faccia la cosa inversa di quella che deve fare. Questa è una crema che va applicata appositamente ed esclusivamente sulle imperfezioni sottopelle. Ed è un prodotto che si lascia agire, mi sembra, tutta la notte. Ora passo a tutti quanti i prodotti di The Ordinary che ho
preso, appunto, voilà. Prima volta che provo The Ordinary, quindi non vedo l'ora di iniziare il test di tutti questi prodotti. L'unico, insomma, che ho già aperto è la soluzione alla caffeina 5% più EGCG. Traduit l'apparence de pigmentation et de gonflement du contour des yeux. Quindi è una sorta di siero che si può applicare o da solo o sotto il contorno occhi per appunto andare sia a idratare la zona del contorno occhi, ma la sua azione principale dovrebbe essere appunto quella di ridurre la pigmentazione delle occhiaie, le borse, insomma, quindi quando si ha questa zona qua un po' gonfia al mattino soprattutto perché poi la sera chi se ne frega. Per ora mi piace, cioè nel senso è un prodotto che si assorbe molto in fretta. Non ho ancora visto i risultati perché comunque è qualcosa che si vede a lungo termine, però mi piace la consistenza perché è un siero non troppo liquido e né troppo denso, quindi per ora l'unica cosa che posso dire è questa. Per quanto riguarda gli altri prodotti invece sono un mix di cose, mi sono presa l'acido ialuronico, quello al 2% più vitamina B5 che appunto devo ancora mettermi in mezzo e vedere come abbinare con tutti gli altri prodotti che ho. Un prodotto che volevo provare perché avendo una pelle sensibile io ci metto davvero i secoli prima di far andare via magari qualche macchietta di un brufolo vecchio, cioè è davvero un casino con la mia pelle. Quindi ho voluto prendere questo che è l'Alpha Arbutin 2% più HA ed è un siero fatto apposta per combattere l'iperpigmentazione della pelle e le macchie brune, tache brune, penso sia più o meno la stessa cosa. Quindi questo qua devo un attimo vedere come abbinarlo, soprattutto con quali tipi di prodotti non bisogna abbinarlo assolutamente, anche perché ci sono dei prodotti tra quelli che vi mostro adesso che sono fotosensibilizzanti. Quindi da usare solo la sera, o magari se si riesce a mettere una protezione 50 bella potente, devo un attimino vedermela. E l'altro prodotto che ho preso è l'acido lattico al 10% più HA. E questo è un peeling superficiale a base di acido lattico. Questo qua sono sicura che sia fotosensibilizzante. Tanto io tengo tutte quante le scatole perché ci sono le istruzioni. Però lo userò più avanti perché prima voglio finire il peeling che ho di Garancia con cui mi trovo molto bene, però preferisco finire prima quell'altro prima di iniziare un nuovo prodotto. Se ci sono dei prodotti che ho mostrato che voi conoscete già, fatemi sapere come vi ci trovate, soprattutto con i prodotti skincare perché sono quelli che mi preoccupano di più dal punto di vista della loro azione. Tutti i prodotti che devo ancora testare, ovviamente, ma magari ve ne parlerò più avanti quando farò, perché penso di farlo magari periodicamente, il video sugli ultimi acquisti e recensione sugli ultimi acquisti. Penso possa essere un formato da mantenere perché mi piace, lo trovo carino, lo trovo utile, quindi perché no? Vi invito, se vi interessa, a seguirmi sul profilo Instagram dedicato sia al Project Pen, ma non solo, perché appunto faccio magari dei post inerenti a dei prodotti che posseggo, delle recensioni. Spero davvero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo quindi al più presto con un nuovo video. Ciao ciao!